arrivati alla terza domenica di Avvento. Il sacerdote indosserà l'abito rosaceo, simbolo di gioia, e si apre così la terza parte del ventaglio e l'accensione della terza candela. La liturgia ci invita a gioire e cantare con Maria il Magnificat, un inno di amore, ringraziamento e adorazione che Maria rivolge a Dio per averla scelta come mamma di suo figlio Gesù Cristo. La scelta di Dio, che è apparsa come un faro nella vita di Maria, è stata accolta con umiltà e consapevolezza di servirlo nella pienezza della sua onnipotenza. Maria si affida completamente a Dio, riponendo in Lui la sua piena fiducia, facendosi discepola di Dio e cambiando così la sua esistenza. Il Magnificat aiuti chiunque a cambiare la propria vita e vivere in comunione con Dio per seguire l'esempio di Maria. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen. L'invito alla letizia apre la terza domenica di Avvento, che perciò è detta anche del Gaudete. Come il profeta sul quale è lo Spirito del Signore, anche noi siamo mandati a portare l'annuncio ai poveri e di incitare il mondo a non avere paura, perché per tutti gli uomini c'è il nostro Dio che salva. Mandato a portare lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia. Come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, siate sempre lieti, pregate interrottamente. In ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa. E tenete ciò che è buono, astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo. Si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
degno di fede è colui che vi chiama. Egli farà tutto questo. Parola di Dio. Io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei, perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni battezzava. Parola del Signore. Saremo con il microfono in mezzo ai ragazzi, non turberemo la loro pace con domande inopportune, non ci metteremo a cercare modi più brillanti di predicare. Quest'oggi rimango qua, non mi muovo, non vi preoccupate. Ma una domanda senza nessun bisogno di risposta la voglio porre a tutti voi. Per caso, fate soltanto così con la testa o così. Voi per caso conoscete un certo Robin? Un certo Robin? Non conoscete nessuno che si chiami Robin? No? Vero? Voi conoscete qualcuno che si chiami Robin? E tu sì, Alessandra? No? Neanche tu? Bene. E invece se vi dico Batman e Robin, qualcosa vi dice Robin? Perché Batman voi l'avete visto, avete visto questi film straordinari che ultimamente stanno passando. Ecco, questa mattina parliamo di Robin, perché c'è una canzone che è uscita da poco di Cesare Cremonini, molto interessante. Si chiama Nessuno vuole essere Robin. Perché? Perché oggigiorno vogliamo essere tutti quanti eroi, vogliamo essere tutti quanti Batman, vogliamo essere tutti quanti i primi, vogliamo essere tutti quanti straordinariamente in prima pagina. Valerio, chiesa in piedi. Intruppati, senza nessun movimento, senza nessun suono di giocattolo, siamo contentissimi. Ecco, perché nessuno
vuole essere Robin. C'è un altro riferimento che questa canzone pone, e dice: tutti quanti vogliamo avere scritto dietro alla maglietta il numero 10. E poi ci troviamo davanti a un rigore, ci troviamo davanti a una scelta importante, ci troviamo davanti a un episodio determinante e sbagliamo il rigore. Vogliamo avere tutti quanti il numero 10 sulla maglietta, ma poi ci troviamo davanti alla porta e non riusciamo a segnare. Tutti quanti vogliamo essere i primi, vogliamo essere i primi della classe, vogliamo essere i più bravi, vogliamo essere i più brillanti. Mio figlio deve essere il migliore di tutti, non mi importa chi sono gli altri, cosa devono fare. Mio figlio deve essere il primo, il più bravo, mio figlio deve essere Batman, mio figlio deve avere il numero 10 scritto sulla maglietta. Poi ci troviamo davanti ai rigori della vita e andiamo in difficoltà, perché il numero 10 è impegnativo, perché il numero 10 compete questa mattina soltanto al Signore. E allora questa mattina che c'è Giovanni il Battista che fa da protagonista, che è citato più volte nel Vangelo, questa mattina per noi lui è Robin. Nessuno vuole essere Robin, nessuno vuole essere la spalla, nessuno vuole essere l'aiutante, nessuno vuole essere colui che sta accanto, colui che aiuta. E invece Giovanni il Battista questa mattina fa proprio questo. Quando noi ci presentiamo ai nostri appena conosciuti, quando troviamo qualcuno per strada, quando incontriamo qualche altro amichetto, diciamo: io faccio questo, faccio quest'altro, io sono bravo in questo, sono bravo in quest'altro, faccio danza, ho fatto dei saggi, abbiamo fatto il primo posto, facciamo sempre il primo posto, siamo la squadra di pallone che ha vinto più trofei, abbiamo vinto un premio di letteratura, abbiamo vinto le Olimpiadi di matematica, abbiamo vinto questo, abbiamo fatto quest'altro. Ed è come se ogni volta volessimo dimostrare agli altri che siamo bravi, che siamo grandi, che siamo preparati. Oggi pomeriggio i ragazzi si cimenteranno in una gara per mettere in scena quello che sono, perché noi vogliamo presentarci bene, vogliamo essere vincenti, vogliamo avere scritto 10 sulla nostra maglietta, vogliamo essere come Batman, il supereroe miliardario e tenebroso, che tutti quanti guardano e dicono: che bello essere Batman. Ma allo stesso tempo, questa mattina, guardiamo Giovanni il Battista e immaginiamo Robin. Noi abbiamo conosciuto soltanto Robin, andiamo da lui: Robin, ma come sei bravo, tu sei straordinario, sei bravissimo. E lui dice: ma io non sono Batman, io sono il suo aiutante, io sono colui che gli sta accanto, io sono colui che deve dargli manforte, ma non sono l'eroe. E se qualcuno ci venisse a dire: ma come sei bello, come sei bravo, come sei intelligente, quanto vai bene a scuola, come sei bravo con i tuoi amici, gli dai anche una mano quando ne hanno bisogno, quanto sei bravo a ballare, quanto sei bravo a suonare, quanto sei bravo a stare insieme agli altri. E Giovanni il Battista, che forse non lo sappiamo, ma Giovanni il Battista era molto più famoso di Gesù. Giuseppe Flavio, che era uno storico del primo secolo, ebreo ma di cittadinanza romana, parla molto, in maniera molto più enfatica, di Giovanni Battista. Giovanni Battista era più famoso di Gesù, era importantissimo. Tutti quanti lo guardavano e dicevano: mamma mia, ma com'è bravo. Tutte le ragazze ai tempi di Giovanni il Battista avevano il poster di Giovanni il Battista in stanza. Ma quanto è bello Giovanni il Battista, ma quanto è bravo Giovanni il Battista. È un mito, è eccezionale. Tutte quante avevano un dipinto di Giovanni il Battista a casa. Al posto dei cantanti, tutti quanti avevano il poster di Giovanni il Battista, non di Gesù. Gesù era meno famoso, Gesù non era così acclamato quanto Giovanni il Battista. Le cronache di Giuseppe Flavio, questo storico, parlano più di Giovanni il Battista che di Gesù. E allora tutti quanti andarono da Giovanni e dissero: Giovanni, ma dici, sei tu quello che stiamo aspettando? Sei tu quello che libererà il popolo? Sei tu quello che farà qualcosa di nuovo per tutti noi? E Giovanni il Battista, attenzione, dice: no, non sono io. Se qualcuno venisse da noi e ci dicesse: ma come sei bravo, come sei forte, come i nostri amici che sorridono, ma tu sei il più bravo di tutti quanti, e dice: vabbè, modestamente, sì, vabbè, ma io non ve lo dire perché mi vergogno, però ci piace tutto questo. Quando ci dicono che siamo bravi, siamo belli, noi ci si apre il cuore, siamo tutti quanti felici. Ma Giovanni il Battista dice: Giovanni dice: io non sono la luce, io non sono l'eroe, io non sono il primo, io non voglio essere il primo della classe, io voglio essere soltanto quello che sono, io voglio essere soltanto me stesso. E dice allora a questi che lo interrogavano:
Io sono la voce di uno che grida nel deserto. E che cosa grida nel deserto? Preparatevi, perché ho visto, guardate il mio dito indice, ho visto qualcosa lassù. Che cosa vedo? Ecco, vedete, la cosa bella, e concludo, è che quando si indica qualcosa, ci sono alcuni che guardano la mano e altri che guardano quello che stiamo indicando. Ecco, questa mattina noi possiamo guardare il dito indice, ma il dito indice è Giovanni il Battista. E certo possiamo avere il poster di Giovanni il Battista in stanza, va benissimo, possiamo andare anche a tutti i suoi concerti, in giro per il mondo, fare dei gruppi WhatsApp con gli amici di Giovanni il Battista, ma allo stesso tempo dobbiamo ricordarci che lui è soltanto il dito, è soltanto colui che sta indicando. In realtà, se vi girate tutti quanti in alto, quello che vedo sempre io, e quasi mai vede l'assemblea, lì in alto c'è Gesù. E allora questa mattina, e concludo, Giovanni il Battista ci viene incontro. Lui non è la luce, lui è Robin, lui è l'amico dell'eroe, lui è colui che aiuta il supereroe. Ma in questo mondo di eroi prepariamoci anche ad essere Robin, prepariamoci anche a non avere il 10 scritto sulla maglietta, ma a dare sempre il meglio, il massimo di tutto quello che siamo. Allora forse sì, potremmo davanti al Signore dire: eccoci, noi siamo una voce che grida nel deserto, non vogliamo più essere Batman, io voglio essere me stesso, io, anche se fossi Robin, anche se non fossi il protagonista, anche se dovessi restare viceparroco per tutta la vita, anche se dovessi restare un prete da 4 soldi per tutta la vita, a me basta questo, perché sto con te. Allora voi dovreste dire, oh, tutti quanti insieme, non mi importa se divento il primo della classe, io voglio dare il massimo, posso essere anche l'ultimo, ma io voglio dare nulla di meno del massimo di quello che sono e di quello che ho. E allora, in questo mondo di eroi, noi vogliamo essere Robin. Noi non vogliamo il numero 10 sulla maglietta. Noi vogliamo giocare la nostra partita al massimo, al massimo. E allora, mentre guardiamo il dito indice, possiamo anche girarci, perché c'è Gesù che ci aspetta. Questo Natale sarà Natale soltanto se lo vogliamo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo confidenti: ascoltaci, o Signore.
facci entrare nella tua tenerezza per il Natale. Fa che sappiamo cogliere i messaggi della tua presenza fra noi. Il ricordo della tua nascita vinca la nostra discordia e porti gioia e pace in ogni cuore e in ogni casa. Preghiamo. Signore, come Maria, vogliamo riconoscere la tua grandezza. Insegnaci a sperare in ciò che ai nostri occhi sembra impossibile e donaci un cuore pronto a fare la tua volontà. Preghiamo. Signore, in attesa della venuta del tuo Figlio, accetta le nostre preghiere e insegnaci ad essere vigilanti, perché con gioia possiamo andare incontro a Cristo con le nostre lampade accese. Preghiamo. Padre Santo, mi hai donato la luce nel giorno del battesimo e mi invidi ad aspettare con gioia la nascita del tuo Figlio Salvatore. Aiutami a donare la luce al prossimo, ai malati che sono nella sofferenza. Preghiamo. La Chiesa di Dio continui nel mondo la missione di Gesù per annunciare come il Battista, in semplicità e amore ai poveri e agli affamati di giustizia, il suo messaggio di speranza e di gioia. Preghiamo. La famiglia sia segno di gioia e sia esempio di comprensione, consolazione e benevolenza. Preghiamo. Il cammino dell'Avvento sia preparazione all'ascolto per gustare la preghiera come momento fondamentale dell'incontro gioioso con Gesù Salvatore. Preghiamo. In questa celebrazione affidiamo al Signore il defunto Emilio. Preghiamo. Chiediamo al nostro Dio di donarci sempre altri Giovanni Battista, di darci persone che possano indicarci Gesù e dirci: io non sono Dio fortunatamente, ma te lo posso indicare, ti posso portare fino a Lui se vuoi. Preghiamo. Ascoltaci. E per quello che abita nel nostro cuore, in silenzio, in qualche istante di preghiera, chiediamo al Signore quello che desideriamo. Oh,
dei bambini per trasmettere a tutti con il sorriso la gioia di vivere e la comunione fraterna. Signore, accompagniamo al tuo altare questa bambina attesa e come la tua mamma Maria quando attendeva la tua nascita, ogni figlio sia per il mondo la tua immagine. Pregate, fratelli e sorelle, perché lui e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mani questo sacrificio, alla gloria e gloria del tuo nome, sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia, in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Thank you.
Purifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo cuore. Ricordati, Padre, che la tua Chiesa diffusa su tutta la terra è qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua presenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santo Stefano, San Costanzo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti sono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome del Signore, scambiate il gesto di voi.
invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i miei peccati del mondo. Oh, Signore,
Dio nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci sono un po' di avvisi. Il primo è che questa settimana, mercoledì prossimo, ci sarà un ritiro per tutti coloro che vorranno, in particolare gli adulti, a partire dalla messa delle 18, poi a seguire chi vorrà confessarsi lo potrà fare, sarà un momento di preghiera, di raccoglimento, un'occasione per chiunque voglia e per chiunque ne abbia anche un buon bisogno. Poi, altra occasione, mercoledì sempre, però prima, alle 16:30, ci sarà la benedizione, la benedizione dei bambinelli, per i bambini che vorranno, potranno benedire queste piccole sculturine che ci ricordano e ci riportano a Natale, quindi per chi voglia farlo, mercoledì prossimo alle 17, di domenica, va bene, alle 17 allora, ho fatto anche così la sera, quindi alle 5, alle 17, molto bene. Altra cosa, c'è un altro avviso, no, dei fogli, ci saranno alla fine della celebrazione dei fogli con il programma del tempo di Natale, per cui Franco e Francesco daranno il foglio a chi voglia aggiornarsi sulle nostre attività. Un'altra piccola attenzione, oggi pomeriggio alle 17:30, visto che avete già celebrato l'Eucaristia, potrete essere presenti tutti o quasi tutti alla rappresentazione dei nostri ragazzi, che la nuova versione della corrida, il Cabres Got Talent, dei nostri ragazzini che si cimenteranno a fare di tutto e di più in maniera assolutamente perfetta e impeccabile. Quindi se vorrete a Santa Teresa oggi alle 17:30 potrete assistere alla grazia di Dio che si manifesta nei nostri figli. Riceviamo la benedizione, questo dito puntato verso il sole che sta nascendo è Giovanni il Battista, ma siamo anche noi chiamati ad essere gli uni per gli altri annunciatori di Dio, annunciatori di grazia. E anche i nostri figli che sono qui più o meno svegli, che siano per noi un'occasione per tornare al Signore, soprattutto in queste feste, un'occasione per ritornare in famiglia, un'occasione per ritrovare la famiglia laddove fosse un po' lontana. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Date gloria a Dio con tutta la vostra vita e andate in pace. Canto finale numero 227.